C'è un aspetto grave che sta venendo fuori da quando è esplosa la pandemia di coronavirus, e cioè il fatto che alla chiusura del 2020 si è visto che ben 2 milioni di persone in Italia non hanno aderito ai progetti di screening per i tumori di mammella, utero e colon. Questa è una cosa estremamente grave perché delle proiezioni ci dicono già che nei prossimi 2 o 3 anni ci sarà un aumento notevole dell'incidenza di questi tumori che, al contrario, se si aderisce correttamente alla prevenzione, quindi ai progetti di screening, possono essere diagnosticati molto precocemente e guariti o con terapia endoscopica, o con terapia medica, o con terapia chirurgica, con percentuali davvero alte che sono vicine al 100%. E la paura è esplosa ovviamente l'anno scorso perché ognuno di noi aveva paura dell'ospedale, perché come se fosse una fonte di contagio, come se ci fosse la certezza che andare in ospedale significasse prendersi il virus. E così non è in effetti. E si è arrivato al paradosso che nel corso del 2020 ci sono stati anche pazienti con dolore toracico importante provocato da infarto del miocardio che non sono andati in ospedale proprio per questa paura e che sono morti. Ci sono delle statistiche in questo senso ben precise. Che cosa sono i progetti di screening di cui vi sto parlando? Il Sistema Sanitario Nazionale ha finanziato e distribuito in maniera capillare su tutto il territorio nazionale di ogni città e provincia, dei centri in cui vengono raccolti tutti i dati dei pazienti che hanno tra i 50 e i 69 anni per quanto riguarda i tumori della mammella e del colon e tra i 25 e i 64 anni per quanto riguarda i tumori della cervice, del collo dell'utero. Il centro screening raccoglie questi dati, invia delle lettere di invito a questi pazienti, per cui i pazienti, le donne che devono fare lo screening della mammella, vengono avviate a fare una mammografia e da lì poi scattano i vari controlli, cioè dire se la mammografia è negativa, ok, viene riconvocata dopo un certo periodo di tempo, se la mammografia è positiva, allora si passa ad esami di altro livello fino all'intervento chirurgico qualora fosse necessario. E così anche per i tumori dell'utero, in cui le donne vengono convocate per fare il Pap test, e poi da lì, anche così come per i tumori della mammella, nel caso di negatività vengono riconvocate dopo un certo periodo di tempo, altrimenti vanno avanti con gli step successivi. Io però, siccome mi interesso da molti anni dei tumori del colon, voglio fare un accenno più particolareggiato su questa tipologia di tumore perché fa comprendere molto bene l'importanza di che cosa vuol dire uno screening. I tumori del colon sono frequentissimi, sia nell'uomo che nella donna, e anche da noi in Sicilia c'è una alta frequenza di questi tumori. Sono dei tumori assolutamente curabili, qualora vengono diagnosticati in tempo. Hanno la fortuna, rispetto ad altre patologie tumorali, di avere dei precursori, cioè dire i precursori del tumore del colon in una percentuale che è superiore all'80% sono i polipi del colon. Ecco perché nei pazienti a rischio, cioè dire dopo i 50 anni e fino ai 69 anni, ovviamente finisce lì lo screening, ma i tumori possono esserci anche in età più avanzata, anzi. E i pazienti vengono chiamati e invitati a fare un esame del sangue occulto nelle feci. Il sangue occulto è un esame assolutamente traumatico, bisogna fare un prelievo di feci, portarlo al laboratorio dove viene effettuato l'esame. Se negativo, il paziente viene riconvocato dopo 2 anni, qualora dovesse essere positivo, il paziente viene avviato alla endoscopia. L'endoscopia dirà se quel sangue occulto era positivo perché c'era una patologia, per esempio un polipo, per cui il polipo viene asportato, oppure se c'è qualcosa di più grave, quindi il paziente viene avviato alla chirurgia, oppure non c'è nulla e il paziente viene riconvocato poi dopo 2 anni. Ecco perché è assolutamente importante aderire agli screening. Per quanto riguarda il colon, per esempio, se a un paziente noi togliamo un polipo, abbiamo tolto a quel paziente la possibilità che dopo 10 anni oppure meno quel polipo possa diventare un tumore, perché vi dicevo che i polipi sono i precursori dei tumori del colon,
Nel senso che tendono, quando si formano, sono a struttura ghiandolare sostanzialmente, tendono ad ingrossarsi e poi, andando avanti nel tempo, l'aspetto delle cellule cambia faccia fino a degenerare in una degenerazione carcinomatosa. Togliere un polipo è una cosa assolutamente semplice, traumatica, che viene fatta endoscopicamente in maniera ambulatoriale senza nessun tipo di problema. E questo, siccome vi dicevo che i precursori nell'80 e passa per cento dei casi sono i polipi, è chiaro che togliendo i polipi il paziente guarisce. Qualora addirittura venga diagnosticato precocemente un tumore, se il paziente viene operato rapidamente, operando con una resezione del tratto colico interessato e non ci sono in quel paziente manifestazioni di diffusione linfoghiandolare, e questo si vede con una TAC preventiva prima dell'intervento, il paziente si può definire assolutamente guarito. E volevo ancora precisare che non bisogna avere nessuna paura di recarsi in ospedale per effettuare gli screening. Non esiste il pericolo del contagio, perché tutti i pazienti che vengono ricoverati in ospedale vengono sottoposti a tampone. I percorsi Covid sono totalmente separati e il reparto dove sono ricoverati tutti i pazienti Covid è dislocato su una palazzina a parte. Ancora voglio precisare che questa situazione della pandemia durerà ancora parecchio. Durerà ancora parecchio perché, pur sapendo tutti che la vaccinazione è il risultato finale, la risoluzione finale per questa pandemia, perché c'è carenza di vaccini. L'organizzazione dei punti vaccino funziona. Il problema è che non abbiamo vaccini a sufficienza per poter procedere ad una vaccinazione di massa e dunque le operazioni di vaccinazione di massa andranno molto a rilento. E ancora che aspettiamo quindi altri vaccini perché adesso dovrebbe essere commercializzato rapidamente quello dell'AstraZeneca. Teniamo ancora presente che questo benedettissimo virus ha già fatto molte mutazioni da quando è cominciata la pandemia. Le più importanti sono state la variazione britannica che ha dimostrato che il nuovo virus mutato, ha dimostrato una aumentata capacità di contagiare. Pare che nessuna delle variazioni aggravi la malattia qualora quando insorge. Auguriamoci ancora che non vi sia una mutazione talmente grave, talmente importante da rendere inefficaci i vaccini, perché si capisce bene che se avviene una mutazione del virus all'altezza della sua parte esterna sulla proteina spike, che è quella parte che si attacca alla cellula per far riprodurre il virus, ovviamente il vaccino che è basato proprio su questa produzione da parte dell'organismo della proteina spike sarebbe assolutamente inefficace. E quindi questa situazione continuerà ancora, dovremo continuare a proteggerci, soprattutto tutta la popolazione a rischio, quindi anziani, portatori di patologia, sempre mascherine, distanziamento e igiene particolare delle mani, e attenzione nei rapporti interpersonali ovviamente, e io credo che passerà tutto l'anno in questo modo. A giugno c'è una buona notizia però che dovrebbero venire fuori gli anticorpi monoclonali, la Lilly ha pubblicato i dati di fase 3. E ha dimostrato che questi anticorpi monoclonali sono in grado di evitare la morte nel 70% dei casi e quindi sarebbe un farmaco, tra virgolette, sono degli anticorpi già pronti, un farmaco che eviterebbe che la malattia diventasse talmente grave da portare il paziente in rianimazione. Auguriamoci ancora che l'Italia riesca ad accaparrarsi un buon numero di questi farmaci. La Germania, per esempio, ha comprato già di per sé 30 milioni di dosi di vaccino e quindi è ben fornita rispetto a tutte le altre nazioni e ha già comprato, ancora prima dell'autorizzazione dell'EMA, 200.000 dosi di anticorpi monoclonali per i propri centri di rianimazione. Questo io lo dico perché ovviamente una classe politica che ha una visione del futuro e che tiene a cura l'interesse dei propri cittadini si muove in questo senso.